telefonavano all'anziano preso di mira dalle cabine telefoniche sparse per il paese, minacciando di farlo fuori se non consegnava il bottino entro i tempi stabiliti. I filmati girati dai carabinieri di Caltanissetta hanno incastrato a Sommatino un trio di malviventi, tra cui un minore classe 95, adesso finiti in manette con l'accusa di estorsione. Ecco alcune immagini tratte dal video che inchioda il più giovane della banda, mentre al telefono minaccia la vittima usando parole grosse. I tre, durante le operazioni di ricatto, sapevano come muoversi. Ognuno di loro aveva un ruolo ben preciso. Il copione era sempre lo stesso. Il minore veniva accompagnato in auto in una delle cabine telefoniche del centro abitato dal 46enne Salvatore Chiarelli. Dal telefono pubblico, poi, il ragazzo chiamava a casa l'anziano. Tra toni minacciosi e la promessa di farlo sparire, arrivava la richiesta del denaro da consegnare nei tempi stabiliti dalla banda. Il terzo malvivente, il 48enne Salvatore Vella, faceva da mediatore tra i complici e la vittima, occupandosi delle modalità di consegna del denaro. Le indagini dei carabinieri sono partite lo scorso febbraio, dopo la denuncia dell'anziano.